Buonasera, buonasera a tutti, come va? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui. Eccoci qui. Allora, come promesso, oggi sono qui in diretta con voi perché è una giornata veramente importante, è una giornata fantastica perché avrò il piacere di avere un ospite veramente eccezionale. Allora, innanzitutto spero che stiate bene, che questa quarantena stia proseguendo nel migliore dei modi, che sto benedetto virus se ne vada e ci lasci liberi di tornare alla nostra vita, ma oggi dobbiamo parlare di altri argomenti. Oggi parleremo di calcio, di amicizia, di tante cose fantastiche che tutti quanti voi so che avrete piacere di sentire raccontare, anche perché la persona che sto per invitare a collegarsi con noi, è un mito non solo per noi tifosi juventini, ma per il calcio in generale. Una persona fantastica che ho l'onore di conoscere da tanti anni e di frequentare. E quindi mi voglio collegare immediatamente con Alex Del Piero. Allora adesso vediamo, appena Alex ci manda la sua richiesta, ci colleghiamo con lui e faremo una chiacchierata un po' sulla sua storia, su tante cose che sono accadute nella sua carriera. E quindi, amici, attenzione, 3, 2, 1, Alex Del Piero collegato con noi. Senti, la Costa Azzurra ti sta applaudendo come quando giocavi. Senti che spettacolo. Come stai? Bene, bene, grazie innanzitutto. Sono felice di vederti. Tu sei a Los Angeles e quindi ti sei alzato apposta per noi stamattina. Beh, oddio, sono le 10, quindi mi sono alzato un po' prima, di la verità. Però sì, è mattina, c'è la cappa marina, Ah sì, c'è sai, un no? po' di fog tipico di E quella zona. Io poi. da 2 giorni c'è questa cosa qui, poi esce il sole e ti brucia perché fa 30 gradi, fa molto caldo, è un periodo Fa molto molto caldo. caldo, fa molto caldo. Quindi, come va la prima domanda che ti faccio? Poi parliamo subito di cose sportive perché abbiamo un sacco di argomenti da toccare. Ma come va la vita in casa con i ragazzi, Oh, con sì. Sonia? Tutto bene, tutto bene. I ragazzi sono a scuola online, Online. ovviamente, quindi litighiamo per il wifi, però tutto a posto, tutto bene. Sono belli presi. Io sono in realtà nella postazione di Dorotea, Ah, gli hai preso il che posto. no, 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 non è che sono sotto qui, ti faccio vedere. C'è tutti i suoi disegni, i suoi colori. Poi lei ha Fantastico. creato anche questo. Con tutte le attività dentro, si sceglie un'attività e si fa. È molto Bellissimo. creativa, è molto creativa. Ma gli altri due sono età diverse, ma tutto bene. E tu sei lì da solo? Ma io no, Così. sono in compagnia di Romina che conosci e Ah, siamo ok. ci Il siamo primo visti a. periodo però eri praticamente da solo, perché ti vedevo fare questi post, no? No, ma no, certo, Che non perché ho detto. parlavi, No, geniale. perché Alex, sono partito da un presupposto. Tutti, sai, qui su Instagram, nelle dirette, parlano, parlano, parlano. E ho detto, magari c'è qualcuno che è a casa da solo, ha bisogno di parlare lui, io li ascolto. E quindi facevo questi video dove stavo lì in silenzio ad ascoltare. Senti, io sono stato qualche mese fa e sono venuto a Los Angeles e sono stato da te, tra l'altro, grazie dell'invito. Lo dico a tutti gli amici che ci seguono, Alex ha un ristorante fantastico a Los Angeles dove si Ti va, si ringrazio. mangia benissimo, è sempre molto ben frequentato. Se un tifoso ha la fortuna ti incontra pure, quindi che è il massimo, no? Arrivare poi nel tuo ristorante e quindi incontrare una leggenda. Ecco, ma come vivi tu? Io ti ho visto anche in giro per Los Angeles. In America ti adorano, quindi a parte sei amico di tanti grandi campioni, di tanti sport, ma quanto è bello essere una leggenda in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi. Ma è stato quello che poi ho scoperto, no? Dopo che prima in Australia e poi negli altri posti dove sono andato, che scopro sistematicamente quando vado in vacanza, che spesso io in vacanza sono all'estero. E sì, è molto bello, nel senso che vedere tutto quello che hai fatto e che viene recepito dal tifoso, dall'appassionato in questo modo è motivo di grande soddisfazione. Quindi, quello che hai fatto nella tua Quello che hai carriera, fatto.
Io Viene ho poi. provato, oggi ho detto, aspetta, conosco la storia di Alex bene, però ci do un'occhiata. Insomma, con te ci sarebbe da parlare 8 giorni in fila e forse non bastano, perché tutto quello che hai fatto, voglio dire, solo noi juventini, quasi quanti anni? 20 anni di Juventus, o poco meno, 19, sì, 19 anni, con 19. 705 partite, lo dico a chi ci ascolta, 290 gol. Se ci penso mi viene male, guarda, pensare. E tra l'altro, Anche a me, se ci penso, mi viene male. Il tempo passa, no, ma però. io no, non è solo la mia impressione, a parte che ci sono sempre i cartelli col tuo nome allo stadium, e quindi sei rimasto e rimani nel cuore di tutti noi. Ma quando si entra allo stadio, c'è sempre da guardare, ma Alex non c'è. È una mancanza enorme. Se tu hai giocato con tantissimi calciatori, allora ti dico dei nomi e tu mi dici quello che vuoi. Allora te ne dico due insieme: Vialli e Baggio, con i quali hai giocato agli inizi, credo, no? Eh sì, con i quali ho vinto poi il mio primo scudetto, no? Dopo 9 anni siamo riusciti a vincere di nuovo e per me, cioè, calcolo, io sono arrivato alla Juve 18enne e avere Certo. davanti, non c'erano solo loro, perché poi c'erano altri grandissimi campioni, a partire anche da Köhler, campioni del mondo, cioè, quindi Antonio Conte. Antonio Conte, bravo, Peruzzi, compagnia bella. Però sai, Baggio e Vialli erano l'attacco della nazionale, Certo, certo. erano cioè, Baggio e Vialli. Quindi per me, 18enne, approcciarmi in questo mondo, poi ci sono tanti altri ragazzi, era Di Canio, Casiraghi, Müller, parlo degli attaccanti, no? Sì, beh, Però certo. Baggio e Vialli ovviamente erano le star di quella squadra, le star Senti, dell'Italia in generale. parlando di attaccanti, a un certo punto arriva anche Bobo Vieri. Sì, arriva anche Bobo e quindi è cominciata anche una fase di allegria, perché comunque è un ragazzo Ebbe, fantastico, Bobo. che come molti hanno conosciuto adesso, no? Però in realtà Bobo è un ragazzo molto simpatico, molto allargato, Assolutamente. giocherellone e allo stesso tempo un grandissimo professionista, quindi riusciva a alternare le due cose. E poi ce ne sono stati tanti, voglio dire, No, ma 19 adesso ti anni. dico un nome, perché io ho avuto la fortuna, tu mi hai invitato a giocare a quella partita fantastica a Torino dove c'erano ex giocatori, hai voluto qualche amico e io sono onorato di essere considerato uno dei tuoi amici juventini, e ho giocato in mezzo, pensate amici, a questo signore che ho qua giù, ad Alex e a Zinedine Zidane. Io vorrei che tu mi parlassi, quando sei entrato in campo, hai cominciato ad allenarti con Zidane, cosa hai provato? Ma guarda, Zizou è arrivato, è un ragazzo taciturno, quindi sai, non è che è uno che arriva e faccio tutto io, anzi, è molto, molto umile e si è inserito molto bene nel nostro gruppo. Ha avuto un momento così così all'inizio, però poi si è rivelato quello che si è rivelato. Penso che con la Juve lui sia ulteriormente cresciuto, cioè le qualità già ce l'aveva, però si è Certo. cresciuto sotto molti aspetti, come lui anche ha ricordato in tante occasioni. Quindi sono stati 5 anni meravigliosi, dove abbiamo vinto tanto, potevamo vincere qualcosina in più, probabilmente, ma dal punto di vista ovviamente del gioco, del piacere, del gioco puro, della tecnica, di quello che lui ha fatto, è stato incredibile. Poi lo ha fatto altrettanto bene al Real Madrid. E in nazionale, però è stato veramente una chicca, Certo, un grande modo di allenatore giocare anche. diverso. Eh sì, perché Certo. quello che Senti, poi ma i risultati contano. parlando di grandi uomini, ma anche molto simpatici, perché in qualche momento vi ho visto insieme, ho assistito a gag anche in privato, parliamo di un tuo compagno con il quale insieme avete fatto, voglio dire, in tutta la vostra carriera, quasi 700 gol tra due personaggi, tra due grandi campioni, e parlo di David Trezeguet. Allora, la coppia del Piero Trezeguet è un'altra coppia storica, indimenticabile, ma anche nella vita privata eravate indimenticabili voi due. Ma sì, ci siamo trovati, siamo frequentati anche fuori dal campo, siamo in fantastico rapporto tuttora. Eravamo molto compatibili in campo perché avevamo caratteristiche completamente diverse, quindi sapevamo benissimo che per certe cose io ho bisogno di lui e lui per certe cose ha bisogno di me. In area è inutile descrivere David come giocatore, cioè Io ho dei io la ricordi, ce li abbiamo capacità. tutti, i ricordi. Mi ricordo a Milano Sì. un Inter Juve con voi due che avete fatto dei numeri fantastici.
e dei gol Sì, è fantastici. vero. È sempre a Milano forse l'emblema della nostra coppia, no? Nel senso che quell'assist mio in rovesciata, che io la metto lì, io penso di fare una cosa, la metto lì, è lui che legge la situazione e va a fare gol in un'altra partita a scudetto come quella che abbiamo vinto contro il Milan. Ovviamente quelle sono l'emblema, no, della complicità. Quindi Certo. riuscire a studiarsi, capirsi, parlarsi e poi aiutarsi in determinate situazioni, che significa, sai, io riesco a fare bene questo, io però avrei bisogno di quest'altro, in questa occasione però fai così e così mi viene in aiuto così. E quindi è un continuo studiarsi e ovviamente approcciandosi poi anche ai singoli avversari che vai ad affrontare per modificare certe cose. Quindi con lui Senti, ma ovviamente passando 10 anni ne abbiamo tra i passate. tanti giocatori con i quali hai giocato, se tu devi sceglierne uno, il più simpatico in assoluto, perché di bravi ne abbiamo citati parecchi, ma quello dice, vabbè, se devo tirarne fuori uno dal mazzo, chi è il più simpatico? Escluso te, ovviamente. Ah, Madonna, mi fai una domanda, io odio queste domande, però ti dico una cosa, ti dico che ragazzi simpatici ce ne sono stati tanti, ragazzi con cui non ho avuto un gran feeling altrettanto, perché Ah, beh, comunque normale, normale, come nella vita. l'importante è che quello che poi ci dicevamo sempre, sai, c'è il campo, come metti i piedi in campo siamo fratelli, poi da fuori dal campo fai quello che vuoi e rispettare determinate regole, regole di spogliatoio, eccetera. Indubbiamente il ragazzo con cui ho avuto per tanti motivi, soprattutto perché erano i primi anni di Juve, io ho legato molto con Tacchinardi, ovviamente, perché avevamo la Alessio. stessa età, sì, però è chiaro che io sono arrivato alla Juve a Abbiamo un po' di difficoltà col collegamento, adesso probabilmente migliorerà fra un attimo. Ecco, sei tornato, sei tornato. Ok, eccomi qua. Saltella un po' Allora, l'audio, ti sta dicevo, saltellando un po' l'audio. Sì. Abbiamo un po' di difficoltà nel collegamento. Ecco, forse adesso ti stai ecco, spostando, ti forse qui è rivedo meglio. bene, ti rivedo. Ok, Perfetto, adesso perfetto. ok. Allora, ti dicevo, al di là della vicinanza di età con Alessio, c'è un ragazzo che è venuto, che mi ha raggiunto da Padova anche lui, dopo un mese e mezzo, che è di Livio, e con il quale ovviamente c'è un rapporto già precedente, ed è veramente un ragazzo di una simpatia enorme, è Vedi, fantastico. vedi, questo non lo sapevamo, invece questo è Ci bello da sapere. siamo fatti un sacco di risate, condividevamo la camera insieme, quindi, Certo, sai, certo. nei ritiri, quindi È una importante simbiosi. come tutti gli ambienti, anche noi a Striscia, no? Quando c'è un ottimo rapporto nel mio caso, con il mio partner, io ho il mio socio Enzino Baubau Micio Micio Iacchetti, che come sai abbiamo tentato varie volte di portare verso la sponda bianconera, ma è sempre rimasto con la... Con... Bisogna che lanci qualche tuo inviato speciale Sì. a fare un po' di ricerca nella sua infanzia, perché secondo me ci deve essere qualche vicinanza alla maglia bianconera. Dai, Ci dobbiamo fargli proviamo, sta ci cosa. proviamo, ci proviamo. E poi tu sei, tra l'altro, con Striscia hai un rapporto fantastico, perché a parte ogni tanto ti venivamo a rompere le balle quando giocavi, ma poi insomma Qualche tapiro mi è arrivato anche a qualche, me, non so quanti sì. te ne abbiamo dati, dovrei chiedere a Valerio, insomma, Vabbè, però. ormai con Valerio ci diamo del tu, cioè, mi dice guarda che te lo devo consegnare, un altro no, Mi no. davate del tapiro più che del tu, no? Sì, Mi davate del ta, sì. devo dire che vi ho sempre stimato per quello che riuscite a fare, perché comunque è un impegno decisamente importante. Sì. Alcune delle vostre inchieste sono anche molto delicate, Certo, altre certo, certo. sono impostate sulla risata, quindi questo bilanciamento e questo successo che avete nel corso degli anni è stato fantastico. Mi sono sempre divertito quando sono venuto lì, e anche Enzino è Assolutamente. fantastico. E poi niente, adesso aspetto il prossimo invito, cioè io No, alla fine di ma questa infatti adesso, conversazione, guarda, Ale, mi raccomando, le voglio appena parlare con Ricci, ma ricominciamo.
Ti dobbiamo convocare, tu devi venire a fare qualche puntata là, assolutamente. Quindi, assieme a Facci me, a delle risate. Iachetti, stai lì e facciamo un trio particolare e sarà l'occasione per convincerlo a cambiare un pochettino, no? Tra l'altro, non so se ti ricordi, allora questo dobbiamo raccontarlo. Siamo a cena a Milano tanti anni fa, io e Alex, e gli dico, si parla di mio figlio, di Giacomo, al quale una volta era venuto a vederti giocare, tu eri infortunato. Sorpresa, uscisti dallo spogliatoio regalandogli pallone, maglia, eccetera. Ma so, siamo a cena a Milano Ristorante e mi dici: ma Gabriele, il più piccolo, e io dico: Gabriele, guarda, tifa per il Milan. No, ma come? Passamelo. Allora, Alex telefona a Gabriele e gli dice: senti un po', sono Alex Del Piero. Alex, lui subito festa, ovviamente, filone. E tu, Alex gli parlò 2 o 3 minuti dicendogli tra le altre cose: papà Juventino, tuo fratello Juventino, tu non puoi tifare per il Milan, devi tifare per la Juve. E lo convinse. Quindi continuiamo la cena, salutò Alex contento. Dopo 10 minuti, dring, suona il cellulare. Pronto? Papà, sono Gabriele. Mi dispiace darvi questo dispiacere, ma io non ce la faccio, io tifo per il Milan. E mi ha attaccato, mi ha attaccato, è rimasto tifoso del Milan. E questa è una buona cosa perché la passione ce l'hai in un verso o nell'altro. Quindi Certo, noi ci certo. abbiamo scherzato sopra ed era stato un episodio anche No, simpatico, ma però. molto simpatico che Gabriele se lo ricorda e ti saluta con affetto. Anche Giacomo, ovviamente, ti salutano entrambi. Senti, ma sto campionato di calcio, porcaccia, dobbiamo finirlo o no? Il tuo punto di vista, che si dovrebbe fare? Fatto salvo la salute, lo sappiamo, Ma sì, ovvio che quella è la priorità e dobbiamo avere l'ok da parte di tutti gli no? enti Certo. necessari e quelli che devono fare. Poi, per una questione di logistica, per una questione di ovviamente di. Io penso che per mille motivi, se c'è la possibilità di finirlo, sia la cosa più giusta. Anche a Perché porte chiuse, va bene uguale. guarda, Ezio, stiamo parlando di una situazione sicuramente straordinaria. Quindi devi prendere delle decisioni straordinarie. Cioè, non è che Certo, possiamo certo, certo. ragionare su un discorso normale, cioè, una situazione normale, è ovvio che la partita deve essere con gli spettatori. Cioè, noi, io per primo, tutti i giocatori, cioè, noi amiamo entrare nello stadio pieno, Beh, quello ti dà interagire con i un'emozione. tifosi, cioè, anche se poi siamo concentrati, non diamo nessun tipo di situazione particolare o attenzione ai tifosi, ma sentiamo tutto. Senti la vibrazione, l'energia. Quindi è sicuramente devastante dal punto di vista emozionale giocare in uno stadio vuoto. È inutile girarci Terribile. attorno. Non è Sì, la stessa cosa, non è la stessa cosa. certo. È ovvio che per tutta una questione di promozione, retrocessioni, posti in Champions League, tutta una serie di cose. E per tutto quello che il movimento calcistico è, perché poi noi pensiamo sempre alle squadre milionarie che gestiscono calciatori che hanno milioni di soldi in tasca e quindi è una cosa, ma c'è la maggioranza del movimento calcistico che ha tutta un'altra serie di È vero, situazioni è economiche, vero. quindi è tutta una serie di professionisti che sono legati alla partita, al calcio, alla squadra e che comunque è un ambiente, un indotto molto molto importante, se non sbaglio è il terzo in Italia per quanto riguarda Sì, l'indotto economico, assolutamente, è quindi uno dei più grandi. stiamo parlando di economia. Ecco, detto ciò, non sta a noi decidere, la priorità deve essere la salute ovviamente e poi trovare il modo se si può di finire, perché interromperlo qui, non so, adesso vediamo, sai, Francia e Olanda hanno deciso che non si giocherà Sì, più, cioè, infatti, io infatti. credo che potrebbe anche cambiare la situazione da qui a 15 giorni anche in questi paesi. Cioè, non lo so, c'è molta disparità. In Germania e Polonia invece iniziano fra una settimana o due. Cioè, Sì. Cioè, è una situazione molto molto complicata. Questo voglio dire, sicuramente devo dirlo. stabilito che i giocatori devono andare a giocare una partita di calcio, eventualmente anche a porte chiuse, ma in sicurezza, quindi ci dovranno essere i controlli del caso, non solo per il calciatore, l'allenatore, tutti quelli che scendono al bordo del campo, però insomma finire il campionato sarebbe, ce lo auspichiamo, insomma io mi auguro che ci siano le condizioni, vuol dire che va meglio anche in generale la situazione. Esatto, e secondo me creerebbe meno problemi che non finirlo.
Certo, assolutamente. Invece Senti, Striscia quando ritorna? Nel Trisha senso, ritorna, adesso è in onda, c'è Jerry con quando Michelle. ritornerai scusami, quando ritornerai tu a Striscia? Lo sai già? Torno a settembre, alla fine di settembre, e quindi ritornerò nel famoso derby Juve-Inter, con il mio socio, ricominceremo le discussioni. Magari ogni tanto ti chiamo per avere un po' di conforto. Il sostegno. Ma Senti, ma quanti anni è che fai Striscia? 112, però non li dimostro. No, sono 32, 32 anni, 32 anni. 32 anni, Vedi, mamma io mia. ho iniziato Striscia, tu non eri ancora nato, pensa, hai capito? Magari ero nato, sì, anche da più di 10 anni. Sì. Però è incredibile anche come la comicità si è cambiata. Cioè, io ti È seguivo ai vero, tempi, è io vero. ti ho conosciuto ai tempi dei drive-in, quindi sono Certo, un certo. fan in quel senso di quel tipo di Sei comicità. E poi stato è ospite a cambiata, Paperissima, hai fatto un sì, sacco di cose nostre, ma è certo. cambiato tanto la comicità, no? Nel corso degli Assolutamente. anni. Credo che Sì. comicità, calcio, i metodi di comunicazione cambino periodicamente, abbiano assolutamente delle varianti enormi, ma è normale che sia così. Insomma, oggi i ritmi sono cambiati. Una volta ti ricordi, c'erano i varietà. C'era il presentatore, parlava un quarto d'ora, poi entrava Il il balletto. comico, parlavano 10 minuti, poi faceva il monologo 20 minuti. E adesso in un quarto d'ora succede di tutto e di più, insomma, quindi i ritmi sono completamente diversi, no? C'è una cosa che non cambierà mai, che sono le tue punizioni che ti hanno portato a diventare leader. Credo che tu sia tra l'altro quello che ha fatto più gol su punizione in Italia in assoluto, è vero? Bye. No, non ho mai guardato questa classifica. L'ho Sono... guardato io, Okay. 52 ne hai fatti. Ok. Sì, ti dico la verità. Io quando ho iniziato, ovviamente per passione, ho iniziato perché mi piaceva fare gol, perché il gol per Si è me visto era che ti tutto. piaceva. Sì, però poi tutto quello che è attorno al gol. E il calcio di punizione, calcola che io ho vissuto un'infanzia dove ovviamente c'era molta meno televisione, ti ricordi, c'era il 90° minuto che durava 20-25 minuti e poi Assolutamente. solo la domenica, e la domenica sera c'era la domenica sportiva che durava 45, non mi ricordo neanche, cioè, poi c'era mezzo tempo che si vedeva di una partita, cioè quello è l'unico calcio che Bravissimo. potevi vedere, l'unico calcio che potevi vedere. Oggi Certo. uno va sul web e vede di tutto, no? Compreso Certo, tutte le certo, partite certo. live in Camerun, per dirti. Quindi, Sì, poi c'è Sky, ci sono tutte le reti che danno le sì, e partite, quindi certo. io sono cresciuto in un campionato italiano dove c'era Platini, Maradona e Zico. Quindi fa un po' te, cioè, io aspettavo un momento per vedere un calcio di punizione di sti qua, Certo, che certo. erano spaziali, cioè, quindi erano maestri in quello. E per me è sempre stato, io mi sono allenato tanto con le punizioni, Ma si vedeva, tu hai mi fatto. piaceva proprio, è un gesto che mi piace, cioè è Io non una mi sfida. ricordo, me ne ricordo una, perché c'erano le tue punizioni, quelle classiche, diciamo, al limite dell'area, ed erano 99 su 100, il portiere faceva il segno della croce, entrava il parroco del paese del portiere, gli dava la benedizione e poi tu facevi gol. Ma me ne ricordo una che hai tirato da 45 metri, hai tirato una punizione da lontanissimo, una castagna d'altri tempi, come si diceva una volta, finita sotto al 7, un gol anche lì indimenticabile. Quindi segnali delle punizioni non solo la del Piero, ma anche di potenza certe volte. Sì, come hai detto te per la comicità, il calcio è anche cambiato. Sono cambiati i tempi di gioco, sono cambiate le prestazioni fisiche e sono cambiati i palloni, sono cambiate tante Questo è situazioni. vero. Oggi, per esempio, i giocatori hanno la fortuna che la distanza di 9 metri e 15 viene rispettata perché viene segnata con la schiuma da Barbali, no? C'è Vieri che va Invece una dentro e volta. fa c'è Bobo che entra con la schiuma da barba, è pratico, adesso mette lì. Ecco, e invece una volta non era così. Una volta, Certo, sai, l'arbitro metteva la barriera, dovevi sperare che la metteva già giusta. E poi certo. Certo. tutti quanti mangiavamo un po' di quei passettini famosi, no? Mangiavamo un po' di distanza. Quindi Certo, tutto è certo. cambiato. E in questo anch'io, come penso anche altri miei compagni, ci siamo ingegnati per creare nuove soluzioni
di punizione, no? Quindi Fantastico. al di là del talento devi sempre praticare e trovare nuove strade. Questo è il mio Una pensiero, domanda ecco. che non ti ho mai fatto: se tu dovessi scegliere tra tutti i tuoi gol, il gol che ti è rimasto più nel cuore, non so se è vicino a quello, vabbè, io ne ho almeno 10 tuoi indimenticabili, ma uno dici, beh, quello lì però mi è rimasto. Vediamo se è lo stesso che ho io, se ne devo scegliere Beh, uno. tu ne hai 10, io ne avrei almeno 100, se non 290, ai quali sono negato, o 3, No, 10 a pari 44, merito tutti qua. all'inizio, proprio così da Sì, ce ne mettere. sono diversi. Guarda, io ho sempre selezionato il più bello, quello che ho uno, penso all'inizio della mia carriera, no, penso all'inizio della mia carriera nel 94 contro la Fiorentina, perché è stato un gol Beh. inusuale, diverso dagli altri. Mi Rappresentò unisco. tanto quella partita per noi, sai, perdere 2-0 contro Fiorentina, che era prima in classifica, e ribaltarla negli ultimi quarto d'ora e poi vincerla all'ultimo minuto, ovvio che è il sogno di tutti. Certo, Però quel certo. gol è diverso dagli altri. No, è vero, è vero, è vero. Io ho Un colpo avuto. di classe, di intuito, una cosa da biliardo, quasi da giocatore di biliardo. Sì, ti dico, quelle situazioni segui un po' l'istinto. Io Certo. in pochi centesimi di secondo fai tanti ragionamenti. Poi a me è venuto in mente, guarda, perché non farlo per tirare subito? E quello è successo. Ecco, No, quindi. ragionamenti, tu ci avevi già all'epoca un computer in testa perché tu entravi in area, buttavi con una finta uno da una parte, fingevi di tirare, quello si spostava, entravi, il portiere si muoveva e poi ci avevi l'abbonamento col 7. Il 7 sull'angolo C'è destro era il tuo abbonamento. Quanti ne hai fatti così? stato, sì, c'è stato un bel periodo che erano fotocopie, è vero, Senti, che tanti aggiungerei anni fa. anche, ero lì e forse era stato il primo gol di quel derby che poi ne segnaste una caterva al Toro, quello col colpo di tacco anche all'indietro e non era l'unico colpo di tacco che avevi fatto. Sì, quello è vero, quello pensa che io. Quel tipologia di schema di punizione, no? Io ho adibito il lavoro del primo uomo spesso e volentieri è quello di portare via un po' di spazio, no? E Certo. quindi quasi mai arrivi a toccare la palla, diciamo la Certo, verità, certo. dovresti creare spazio per gli altri. Però la dinamica ha voluto che arrivassi al momento giusto e mi è venuto ad alzare, sai, il colpettino tac, dietro. Ho avuto anche un pizzico di fortuna di toccarla proprio appena appena, giusto? Perché poi se la tocchi un po' di più va su, se la tocchi di meno non cambia direzione. Quello è stato un gol, vero, molto molto particolare. No, ce lo ricordiamo noi, ce lo ricordano ancora il Toro, tutti gli amici che ho del Toro, Chiambretti, Rick, tutti i grandi tifosi del Toro. Il povero Urbano Cairo non era ancora presidente, credo all'epoca, però insomma, fu un gol veramente fantastico. Senti, c'è un'emozione che ho condiviso con te, che è stata la finale dei mondiali in nazionale. Vorrei che tu mi raccontassi solo l'emozione, intanto quella del rigore, perché andare in quel momento lì a calciare il rigore non deve essere un momento facile, no? In quei momenti come facevi a concentrarti? Come andava? Guarda, in quei momenti ti vengono in mente mille pensieri. Da prima segui i tuoi compagni, allora c'è lì che no, tiri giù tutte le preghiere che puoi, speriamo che faccia Certo, qualcuno, faccia certo, gol, mi certo. raccomando, stai calmo, tira di là, tira di qua, tira di là. Dopo, quando tirano gli altri, vai, vai Gigi, dai, parala, 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 speriamo che sbagli, speriamo che. Certo, certo. E poi in contemporanea c'è l'ansia perché poi arriva il tuo turno, no? Quindi speri che magari quello di prima di te sbagli perché ti dà un po' più di. Ti togli un po' di più di responsabilità, diciamo così. Quindi poi arriva quella camminata è devastante. La Certo. camminata Quel momento in cui. è lunghissima e cortissima. Perché ti gira nella testa tutto quello che hai. Per un calciatore ti stai giocando la finale di Coppa del Mondo e sui tuoi piedi comunque passa il destino anche della tua squadra, no? Certo. Quindi è una parte importante. Io a un certo punto mi sono detto: ma sì, dai, ma tanto che te frega. Non è che. Quante persone staranno vedendo questa partita? 2 miliardi e mezzo più o meno? Siamo in un momento tecnologico dove tutto viene registrato in tutti i modi, no? Qualsiasi smorfia. Poi rappresento un
un paese che il calcio non è che sia di primaria importanza, non è che se No, la prendono se sbaglio un rigore, no, no? Cioè, figurati. quindi fai sereno, cosa vuoi che sia? Certo. Mi è venuto questo in mente, no? Per sdrammatizzare, finché poi, proprio negli ultimi passi, quando ho preso il pallone, ho detto, guarda, ok, hai aspettato questo momento tutta la vita. E hai È scelto molto all'ultimo dove importante. calciarlo, avevi già deciso. Ho scelto all'ultimo durante la rincorsa e ho detto: oh, fai quello che devi fare, fallo al tuo meglio e poi andrà come dovrà andare. Ed è andata bene, per fortuna. Per me e per tutti gli altri, noi siamo stati perfetti dal dischetto, cioè abbiamo segnato tutti e cinque Fantastici, fantastici. i rigori. Quindi È stato un momento tutto. indimenticabile. Mi ricordo poi, Sì. ti ringrazio ancora oggi perché poi io ero con Giacomo e Gabriele, abbiamo pianto, urlato, e mentre tornavamo verso la macchina che ci aspettava per portarci poi all'aereo che ci riportava poi in Italia. Mi ricordo che ti ho chiamato e mi hai risposto dopo mezz'ora e se, dietro c'era un pandemonio e quindi ho fatto sentire la tua voce ai miei figli ed è stato un momento fantastico, indimenticabile, perché questo Mino è un grande giocatore ma anche un grande uomo. Io so che adesso a minuti Grazie. vai a fare una donazione e vorrei che tu parlassi anche di tutte le attenzioni che tu hai, molte non si sanno, tante cose come quella che stai per fare, oggi a Los Angeles, è vero? Sì, no. Discorso charity, discorso donazione, eccetera, sono discorsi sempre molto delicati. Non bisogna mai. Sì. Cioè, per stare in pace con te stesso, io penso che uno debba farle per i fatti propri, non certo divulgarle, eccetera. Poi oggi viviamo un momento storico delicatissimo. Noi, con tutti i ragazzi del 2006, con la nazionale che abbiamo appena menzionato, abbiamo creato e portato a termine un progetto, che ci ha portato a donare 4 ambulanze super attrezzate alla Croce Rossa Italiana. Ognuno di noi poi è anche attivo a livello locale per le proprie cose. Fra le altre cose, io vivendo qui ho un ristorante, una delle cose che è possibile ancora fare qui per il lockdown, che non abbiamo un lockdown totale, ma i ristoranti possono fare ancora delivery e possiamo fare pick up e take out, si dice così, insomma, no? Che Certo, puoi certo. venire a ordinare il cibo, non puoi entrare al ristorante, lo ritiri alla porta. E fra le altre attività, appunto, c'è quella di poter riuscire a dare dei pranzi a chi è meno fortunato o a chi, nel caso specifico di oggi, ha un ruolo importante nella società, come gli infermieri, i dottori, i volontari, eccetera. Noi andremo ad un ospedale qui a Santa Clarita, vicino a Santa Clarita, che fa parte di Los Angeles, perché simpaticamente ci ha contattato una ragazza italo-ghanese che lavora qui da 20 anni, fa l'infermiera in terapia intensiva, che ha Fantastico. visto una nostra iniziativa per il Children Hospital. E che quindi ha detto sarebbe bello averti qui e vederti qui, e quindi adesso abbiamo combinato questa cosa. Che Quindi a bravo, fantastico. mezzogiorno sarò lì, ma sarà un momento, sai, una piccola cosa, non è che cambia, ma una piccola cosa in senso materiale, insomma, piccola. Doneremo il pranzo ovviamente a tutto il reparto e le persone che seguono questa situazione qua. Ma credo che comunque, sai, delle volte un'italiana che vive qui, io da italiano sento che ho parte della famiglia, amici in Italia e vedo la situazione difficile che c'è, quindi cerchi un po' di essere un po' solidale anche fra di noi, ecco, diciamo così. E quando è arrivato questo messaggio, ci siamo attrezzati e adesso andiamo, sì. Fantastico, fantastico. Guarda, allora Alex, io ovviamente starei giorni a parlare, ma so che hai tantissimi impegni, tra cui questo di solidarietà che è veramente un impegno che ti fa onore. Allora, intanto voglio chiamare tutti quelli dal balcone qui di Monaco e della Costa Azzurra per dedicare un applauso ad Alex Del Piero. E questo parte qui dall'Europa e ti raggiunge fino a Los Angeles. grazie mille, No, no, sei grazie a troppo te, grazie di simpatico. cuore. Saluti alla tua famiglia, speriamo di vederci Senti, ma presto. quando vengo a Striscia, Sì. cioè, ma Enzo dove lo mettiamo? Cioè, deve stare lì con noi per forza? Io voglio dire, te lo dico, tanto voglio dire, non ci sente nessuno a parte questi 7-8 milioni di persone che ci stanno ascoltando.
Ma Enzo è un tuo tifoso sfegatato e quindi, Ah, anche lui della Juve. beh, Ah, tutto sommato un pochettino secondo me lo è, per merito tuo, per altre cose ok. Lo no. salutiamo, ciao Enzo. Che po'. Salutiamo Dai, grande speriamo di Enzo. vederci presto. Un abbraccio, Assolutamente. grazie Grazie a te, un abbraccione, grazie ancora. Salutami Los Angeles, ci vediamo presto. mille. Ciao, Grazie, ciao, ciao. grazie ancora. È stato veramente un momento fantastico questo, di questa diretta con il nostro Alex Del Piero. Sono arrivati milioni di messaggi, leggevo cose meravigliose. Insomma, del resto, come si fa a non mandare complimenti a un grande campione come lui? Io ho visto decine e decine di partite, l'ho seguito in tantissime occasioni, come tanti tifosi juventini. E avete visto anche nella chiacchierata che abbiamo fatto oggi quanto sia una persona meravigliosa, quindi non soltanto il calciatore Alex Del Piero, ma anche la persona ironica, simpatica, disponibile, una persona che ci ha fatto sognare e che ancora oggi ci fa battere il cuore, perché quando lo vediamo nelle dirette televisive o lo sentiamo o rivediamo i tanti filmati che lo riguardano, perché la rete è piena dei suoi gol, dei suoi colpi fantastici. Pensate, lui ha vinto qualcosa come 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 supercoppe, una UEFA Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intertoto UEFA. Insomma, qui c'è un elenco che esce fuori sul terrazzo, però insomma è veramente un giocatore che ha rappresentato per noi tantissimo ed è indimenticabile, tra l'altro, quando giocò l'ultima partita e fu veramente un momento, credo che fosse il 13 maggio, e tutti quanti, per noi fu una grande emozione vedere l'ultima partita di Alex in bianconero. Abbiamo continuato poi a seguirlo anche quando ha giocato all'estero ed è rimasto un uomo. Io non so se c'è un libro, ce l'abbiamo tutti dentro il cuore, noi tifosi della Juve, il libro delle leggende. Sicuramente in questo libro c'è segnato tra i nomi più importanti il nome di Alex Del Piero, un grande giocatore, un grande mito del calcio, un goleador incredibile, ci ha fatto sognare attraverso i suoi colpi mirabili e ha contribuito poi a diffondere il gioco del calcio nel mondo. Adesso è negli Stati Uniti, se non erro c'è una squadra di calcio anche lì, e quindi aiuta a promuovere quello sport che in America ha avuto un po' più di difficoltà a crescere. Quindi grazie Alex Del Piero, saluto tutti quelli che ci hanno scritto e dovrei leggere una marea di messaggi, José Finangelini, Rosa Pileggi, Chiarac, poi c'è un numerino, Cristian Franchi, veramente tante, tante persone, Occhi Pinti, Claudia, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, Davide Sord, grazie, grazie, è vero, è il nostro capitano, ci è rimasto nel cuore e speriamo, speriamo che la nostra situazione, la situazione di questo, male terrificante possa finire sotto controllo. Non ci siano più contagi, i giocatori possono tornare a giocare in tranquillità senza avere nessun rischio, perché hanno ragione, innanzitutto non ci devono essere rischi per i calciatori che vanno in campo e non ci dovranno essere rischi per i tifosi. Certo è che, insomma, visto che questa situazione non sarà corta, se si trovasse il modo, in tutta sicurezza, di vedere del buon calcio e vedere finire il campionato, vada in qualsiasi modo debba andare, basta che vinca la Juve, insomma, però voglio dire, speriamo, ecco, che si finisca vedendo giocare ancora un po' a calcio. È un periodo complicato, mi rimetto la mascherina, perché è giusto avere la mascherina per concludere. Ringrazio tutti quanti voi per aver partecipato a questa lunga diretta. Voglio ancora ringraziare Alex. Forza Juve, ora e sempre, forza calcio in generale. Spero che stiate bene. Un grande abbraccio a tutti voi. A presto. È lui o non è lui? Certo che era lui, era il mitico Alex. Grazie. A presto. Ciao. Forza Juve. Forza Juve. Forza Juve!